In 4 anni di vita questo campo ne accoglierà diverse centinaia e diventerà di fatto il più gran parco di scimpanzé mai esistito. A che cosa potevano servire? Ben oltre 400 scimpanzé furono portati al campo Lindy in meno di 2 anni, tra il 1956 e il 1958. Eccetto uno o due di loro, trattati come animali domestici, nessuno di questi scimpanzé è sopravvissuto. È legittimo chiedersi perché siano stati uccisi. E si può ormai pensare che sono stati uccisi perché costituivano una fonte di sangue e di tessuti, di cui una parte, ne abbiamo la prova, veniva mandata all'estero, mentre l'altra finiva nel laboratorio di Stanleyville. Le prove raccolte da Hooper potrebbero avere gravissime conseguenze e perciò costringono gli scienziati a prendere posizione. La sfida si annuncia durissima e Hooper è solo. Inaspettatamente però trova un alleato, uno scienziato di gran fama, il più grande biologo dell'evoluzione dopo Darwin, Bill Hamilton. E così un nuovo personaggio, uno scienziato autorevole, famoso, fa la sua apparizione sulla scena. Si tratta appunto di Bill Hamilton. E che cosa pensa Hamilton? Beh, lui ritiene che lo strapotere delle industrie farmaceutiche sia diventato un vero ostacolo per l'indipendenza della ricerca. Secondo lui devono essere gli scienziati stessi a far conoscere gli eventuali pericoli insiti nelle loro ricerche e che potrebbero avere conseguenze sulla società tutta. Hamilton ritiene quindi che il dibattito sulle origini dell'AIDS debba essere affrontato seriamente dalla comunità scientifica. Ma le sue lettere, quelle che lui scrive alle riviste specializzate, vengono cestinate. Alla fine del 99, però, dopo l'uscita del libro di Hooper, sono i mass media a rendere pubblica la teoria del vaccino orale antipolio. L'idea che questo grande trionfo e vincere la polio è stata certamente una grandissima vittoria possa aver provocato un disastro enorme come l'AIDS è sicuramente una di quelle cose che vi buttano giù dal vostro piedestallo. Bisognava ammettere che era potuto succedere, che forse si era effettivamente prodotto. Mi scontro con questo problema ogni volta che mi rivolgo ai rappresentanti della ricerca medica. È semplice, non vogliono sentire parlare di questa teoria. Si può affermare che gli scienziati rifiutano di sapere, rifiutano di accettare almeno la responsabilità morale, se non quella legale, di quello che è successo con il virus dell'AIDS? Penso proprio di sì, ed è uno degli aspetti più inquietanti di tutta la faccenda. A mio avviso, qui non si tratta unicamente della questione relativa alle origini dell'AIDS. È il comportamento del mondo scientifico nei confronti di quest'ipotesi che è messo in causa, perché si tratta di una reazione quasi paranoica, di rifiuto. Non credo di esagerare quando dico che è l'ipotesi più odiata dal mondo scientifico. Mi pare che vi siano delle grosse resistenze nel pubblicare qualsiasi cosa sulla questione, come pure nell'esaminare le prove disponibili, una cosa che si potrebbe fare facilmente. Per Bill Hamilton c'era il 95% di probabilità che questa teoria fosse esatta. Perciò decide di partire in Congo con Ed Hooper sulle tracce degli scimpanzé. In una lettera inviata alla prestigiosa Royal Society, l'Accademia delle Scienze Britanniche, scrive: questa ricerca nasce da un fatto del tutto straordinario, e cioè che malgrado ci si trovi in presenza di un'ipotesi del tutto plausibile, secondo la quale la versione umana dell'AIDS sarebbe stata trasmessa dallo scimpanzé all'uomo nella regione settentrionale del Congo, nessuno si è andato sul posto a raccogliere dei campioni da analizzare. Speriamo di riuscire a raccogliere delle feci di tutti gli scimpanzé che riusciremo ad avvicinare. Bill Hamilton ritorna in Congo per un secondo viaggio di raccolta di campioni. Si ammala di malaria e muore nel marzo del 2000. Prima del suo viaggio in Africa, Bill Hamilton aveva chiesto un dibattito sull'origine dell'AIDS. In suo onore, la conferenza si tiene grazie a Robin Weiss e a Simon Wayne Hobson, gli organizzatori.
La posta in gioco per la scienza è altissima. Si tratta di dibattere e scegliere tra la teoria del cacciatore e quella del vaccino orale antipolio. È la prima volta negli annali della Royal Society che un cittadino qualsiasi, non uno scienziato, è autorizzato a dibattere una teoria con i ricercatori più eminenti del settore. When I arrived at the conference that morning, I was feeling quite nervous. Quella mattina, arrivando alla conferenza, ero piuttosto nervoso, devo ammetterlo. Non sapevo che cosa mi aspettasse, non avevo mai assistito prima a un dibattito scientifico di questa natura. Sono perciò entrato con i miei appunti e il mio discorso tutto pronto. Prima di andarci avevo preso una decisione. Se la comunità scientifica si fosse impegnata a studiare la questione in modo imparziale, alla fine della conferenza, se ne avessi avuto l'occasione, mi sarei alzato per rivolgermi ai ricercatori presenti. Appellandomi alla loro apertura di spirito e alla loro onestà, avrei detto loro che per me, formato alla scuola del giornalismo d'inchiesta, era giunto il momento di ritirarmi dal dibattito e di mettere a disposizione il materiale che avevo raccolto per lasciar loro continuare il lavoro, se lo desideravano. Perché tanto odio? In primo luogo perché questa teoria sostiene sia stato l'Occidente a portare l'AIDS in Africa. Poi mina la fiducia nel vaccino, mettendo in pericolo la campagna per debellare la polio. Inoltre scredita Koprowski, considerato un eroe. Mostra anche che i virus animali possono essere pericolosi, minacciando la ricerca che si occupa dei trapianti di organi animali sull'uomo. Non spetta a me difendermi, ma a Hooper. Questa riunione non poteva capitare meglio. Penso che sia un'ottima iniziativa, in quanto è del tutto insolita. Un giornalista presenta un'ipotesi priva di prove e sono i ricercatori a dovergli fornire dati scientifici. Volevamo semplicemente che i protagonisti si incontrassero. Volevamo metterli uno di fronte all'altro e non soffocare tutta la vicenda al termine di un ambiguo dibattito. Si trattava di riunire Koprowski e Hooper nello stesso locale per fare in modo che scambiassero i loro punti di vista. Exchanging comments. Credo che oggi ci sarà un vero dibattito e che sarà utile. La partita non si giocherà tra me e Koprowski. Credo che vada molto oltre. A chi? A Edward Hooper. Non è a lui che mi rivolgerò, ma al pubblico. Hooper e Koprowski si ignorano. In sala sono presenti tutti i guerrieri. Siamo all'11 settembre. A un anno da un ben più tragico 11 settembre. Gli arbitri aprono la conferenza in onore di Bill Hamilton, un grande uomo di scienza, esempio per tutti di genialità, integrità e apertura. Applausi. E poi ha inizio la battaglia. Prima confutazione, la datazione al 1931. Non vale, si sa che non è una prova definitiva. Seconda prova, la metodologia usata da Hooper per coinvolgere una correlazione fra luogo delle vaccinazioni e apparizione dei primi casi di AIDS non è corretta. Senza entrare nei dettagli, mi sembra piuttosto difficile sostenere che non ci sia nessuna relazione. Terza prova, non sono mai stati utilizzati scimpanzé. Koprowski e molti altri ricercatori dell'epoca lo confermano. Veramente non esistono documenti. E poi Hooper ha portato testimoni che confermano che invece scimpanzé venivano utilizzati. Non si vorrà mica credere a manovali africani e mettere in dubbio i ricercatori occidentali. Non si accettano colpi discriminatori. La tripsina elimina l'SIV nelle prime fasi della produzione. Non si sa praticamente nulla su come e dove sia stato amplificato il vaccino e se la tripsina sia stata utilizzata. Il vaccino è stato anche utilizzato su 6 milioni di polacchi, ma è possibile che solo i vaccini usati in Congo siano stati amplificati con reni di scimpanzé. Se la sta cavando bene a parare i colpi, ma adesso questo è fatale. Sono stati finalmente testati i vecchi vaccini di Koprowski. E allora? Non si è trovata nessuna traccia di SIV, né di HIV, né di DNA di scimpanzé, ma solo di scimmie asiatiche. Alcuni bei fatti hanno distrutto una brutta teoria. La teoria muore. La sua morte finale.
Il signor Hooper ha usato il termine di fucili ancora fumanti, ma non ci sono fucili, né pallottole, né tiratori, né movente. Di fumoso c'è soltanto la teoria del signor Hooper. Credo che la cortina fumogena apparsa oggi l'abbiano alzata coloro che hanno fatto il vaccino. Alla conferenza si taglia corto. Il giudizio è espresso. La teoria del vaccino antipolio è eliminata dalla riflessione scientifica sull'origine dell'AIDS. Ma la prova che ha segnato la fine della teoria del vaccino antipolio merita a sua volta di essere discussa. Che cosa è stato esattamente analizzato? Ben inteso, i prodotti usati in Congo tra la fine del 1957 e l'inizio del 1960 non esistono più, sono stati utilizzati. Ma uno dei campioni analizzati proveniva da una partita somministrata in Congo. E quel campione, secondo Hooper, avrebbe potuto molto verosimilmente essere contaminato. Si tratta del CHAT 10A11. Ma si tratta proprio dello stesso campione? Forse. Ma la vera domanda è: fu utilizzato in Congo? È stato trovato qui, nel Regno Unito, dove fu spedito nel 1981 dall'Istituto di Sierologia dello Stato di Stoccolma, il quale lo aveva a sua volta ricevuto dall'Istituto Wistar quando fu fabbricato. Era sigillato e non era mai stato aperto. Secondo Weiss, non esisteva più nessun campione del vaccino CHAT usato in Congo. Per quanto riguarda il campione rimasto sigillato dalla sua fabbricazione nel laboratorio di Koprowski negli Stati Uniti, non si può dire che sia stato usato in Congo. Si può dunque, da un punto di vista rigorosamente scientifico, utilizzarlo come prova assoluta contro la teoria del vaccino antipolio? È stata un'altra occasione per gli scienziati di unirsi per procedere a un linciaggio pubblico a Londra, alla Royal Society. Una volta ancora hanno sepolto l'idea che l'HIV provenga dal vaccino antipolio. Non credo che queste ulteriori verifiche siano state fatte meglio del lavoro che le ha precedute. Vi sono sempre e ancora degli enormi buchi neri nelle loro argomentazioni. La scienza si era data ancora una volta ragione. Eppure il libro di Hooper, The River, si basa su centinaia, migliaia di documenti dettagliati che non possono lasciare indifferenti. Nonostante questo, però, gli scienziati alla Royal Society non vi hanno trovato nemmeno l'ombra di una prova. Com'è possibile? È dunque proprio così facile sbarazzarsi di una tesi che disturba? Veniamo al nocciolo della questione. In più occasioni, stretti collaboratori di Koprowski, che hanno lavorato con lui in Congo, hanno affermato che in quel paese non vennero mai utilizzati scimpanzé per produrre vaccini antipolio. Non solo, hanno anche detto che mai dei vaccini antipolio vennero preparati in Congo. Ma ne siamo proprio sicuri? Per verificarlo, torniamo 50 anni dopo, là dove tutto ebbe inizio, in Congo appunto, alla ricerca del laboratorio di Koprowski, dei testimoni di allora, delle prove. Siamo arrivati nell'ex capitale orientale del Congo belga che si chiama oggi Kisangani. La città ha perso il suo antico splendore coloniale. Gli anni della guerra e della dittatura dopo l'indipendenza del 1960 hanno lasciato il segno. Abbiamo attraversato la città. Appena fuori dall'abitato si erge davanti a noi, imponente, un immenso edificio. Ecco ciò che rimane del laboratorio medico oggi in disuso. È stato l'ultimo di una nuova generazione di laboratori ad essere stato costruito in Congo, soltanto 3 anni prima dell'indipendenza.